Ciao, io sono Carla. Oggi prepariamo insieme le mantovane, i panini mantovani sofficissimi all'interno e croccanti all'esterno. Vieni con me in cucina e prepariamoli insieme. Per questa ricetta ti occorreranno 500 g di farina zero con 11,5-12 g di proteine, 250 g di acqua, 6 g di lievito di birra fresco, 2 g se usi quello secco, un cucchiaino di miele, 10 g di sale, 40 g di olio extravergine di oliva. Per prima cosa metto il lievito all'interno della terrina, ci aggiungo il miele, puoi mettere anche un cucchiaino di zucchero e lo fai sciogliere. Aggiungendo gli zuccheri, il lievito si scioglierà in un attimo. A questo punto aggiungo l'acqua e l'olio extravergine di oliva. Metto metà farina setacciandola. Poi mescolo facendola assorbire ed ottengo un impasto idratato. In questo impasto idratato aggiungo il sale, così avrà modo di sciogliersi. Se vuoi, puoi lasciare anche un po' d'acqua dei totali e scioglierlo all'interno dell'acqua per poi aggiungerlo all'impasto. Finisco di aggiungere tutta la farina, sempre setacciandola. Lavoro l'impasto prima con la frusta, questa è una frusta danese apposita per impasti, puoi usare anche un cucchiaio oppure un cucchiaio di legno. Poi procedo con le mani. È un impasto abbastanza compatto, ho messo un'idratazione di acqua pari al 50% rispetto alla farina, però è leggermente più idratato perché abbiamo messo anche dell'olio. Ho assorbito tutta la farina dal contenitore, adesso mi sposto sul piano di lavoro e lo lavoro per circa 10 minuti in tutte le direzioni. Non avrai quindi bisogno di aggiungere altra farina. Ovviamente puoi preparare questo impasto anche con la planetaria. Ecco che l'impasto è pronto, formo un panetto, lo sistemo in un contenitore, unto con olio, un po' d'olio anche sopra, lo massaggio leggermente, lo copro e aspetto il raddoppio del volume. Ecco l'impasto a volume raddoppiato. Lo capovolgo sul piano di lavoro. E formo un filoncino, faccio delle pieghe e poi lo stendo. A questo punto divido l'impasto in 6 parti. Formo con ogni parte di impasto delle palline. Una volta formate le lascio rilassare per 10 minuti e a questo punto posso formare i panini. Per prima cosa formo un filoncino, poi lo schiaccio con il matterello formando una striscia lunga e sottile. Formo delle strisce lunghe circa 50 cm e larghe più o meno 6-7 cm. Una volta formata la striscia, sono pronta per arrotolare. Procedo in questo modo fino a prepararli tutti. Se noti che l'impasto tende a contrarsi, lo lasci rilassare. E poi procedi stendendolo nuovamente. Ho arrotolato tutti i panini, li sistemo sulla teglia con la chiusura rivolta verso il basso e ben distanziati perché dovranno lievitare ulteriormente. Metto la chiusura verso il basso perché in tal modo non si andranno ad aprire in cottura. Li copro con un canovaccio pulito e aspetto il raddoppio del volume. Ed ecco i panini a lievitazione avvenuta. Adesso accendo il forno. Accendo il forno a 250 gradi statico.
Adesso incido i panini nella parte centrale per il verso della lunghezza. Faccio un taglio profondo, con delicatezza, mi raccomando, per non rovinare la lievitazione. Ecco, vedi come si aprono. Il taglio dovrà arrivare perlomeno a metà. Ho inciso tutti i panini, adesso aspetto che il forno sia a temperatura, ci vorranno circa 20 minuti. In tal modo i panini avranno modo di completare la lievitazione. Metto i panini nel primo livello del forno partendo dal basso, con la teglia sopra. In tal modo si formerà il vapore giusto per farli sviluppare di più. Li faccio cuocere nel primo livello del forno per 15 minuti. Trascorsi 15 minuti di cottura a 250 gradi, trasferisco i panini al terzo livello per farli dorare. Abbasso la temperatura a 220 gradi e procedo la cottura per altri 10 minuti. Ecco i panini pronti. Ovviamente, se ti piacciono meno dorati, puoi dargli qualche minuto in meno di cottura. Puoi anche spennellarli con dell'olio extravergine di oliva, però fallo quando sono ancora caldi. Adesso ti faccio vedere come si presentano all'interno. Ovviamente ora pane e mortadella. Se ci sono i pistacchi, ancora meglio. Che altro aggiungere? Sono bellissimi, non trovi? Spero che la ricetta ti sia piaciuta, a presto!